Buongiorno a tutti e ben sintonizzati su OK Italia Parliamone, sempre in collaborazione con le Camere di Commercio italiane all'estero, rappresentate, come tutti ormai sapete bene, da Assocamerestero. Continuiamo nel nostro percorso di esplorare, grazie a dei testimoni privilegiati, paesi nei quali l'internazionalizzazione può rappresentare realmente un'opportunità per la ripresa delle nostre PMI, facendo leva soprattutto sull'attrattività del Made in Italy. Oggi torniamo a parlare di Brasile, ricordiamo 208 milioni di persone, la cui metà si colloca nella cosiddetta classe media, con accesso a buoni livelli di benessere e di consumo. Un PIL stimato in 1.865 miliardi, bandi di gara messi in campo per 36 miliardi nel settore dell'energia e fino al 2023 si prevedono addirittura investimenti minimi all'anno da 70 miliardi per dotare il paese di infrastrutture di cui ha molto bisogno. Non è di minore importanza poi anche un sempre più rilevante e crescente fabbisogno tecnologico del Brasile. Da qui possiamo ben intuire quante opportunità possano esserci per le nostre imprese in Brasile, anche alla luce di una serie di riforme amministrative e fiscali che sono state varate lo scorso marzo del 2020 e che avranno sicuramente un forte impatto sulle aziende presenti sul territorio, ma anche per quelle che vorranno andare a fare insediamenti produttivi. Attualmente sono oltre 1.200 le imprese italiane presenti, occupano più di 200.000 dipendenti, ma è importante anche dire che l'Italia è oggi il quinto fornitore e il nono cliente del Brasile. Oggi per parlare di tutto questo, per parlare di Brasile e opportunità per le nostre imprese, abbiamo il presidente della Camera di Commercio italiana in San Paolo, Graziano Messana. Buongiorno Messana, ben arrivato. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Messana, il Brasile è particolarmente attenzionato in questi giorni dalla stampa, soprattutto italiana, per l'emergenza Covid-19. Anche se ogni tanto forse, e non facciamo neanche male a pensarlo, dicevo, viene da pensare che sul banco degli imputati, più che il paese, il Brasile, ci sia il presidente Bolsonaro. Qual è la reale situazione Covid-19 oggi in cui vi trovate a San Paolo? E soprattutto chiedo se si è ritornati regolarmente tutti al lavoro o ci sono ancora delle restrizioni? Bene, la domanda è certamente chiave perché in effetti la stampa internazionale sta dedicando parecchie copertine, parecchie informazioni sul Brasile. Naturalmente la maggior parte è un'informazione negativa e come diceva lei prima, effettivamente Bolsonaro è un personaggio un po' messo al centro del mirino perché penso che a parte diciamo Trump, difficilmente altri primi ministri lo appoggiano e altre country sono dal suo lato, quindi è evidentemente che c'è un'informazione che colpisce questo governo, ma più che altro non direi neanche governo, ma direi presidente Bolsonaro. I ministri che lui ha nominato, quindi ministro dell'economia Paulo Guedes, ministro delle infrastrutture Freitas, la ministra dell'agricoltura Teresa Cristina, sono ministri bravissimi. Lui ha una squadra di ministri tecnici, peraltro, lasciando perdere quei conflitti che ha avuto col Ministero della Salute, perché ne ha cambiati un paio in pochissimo tempo, perché era in disaccordo un po' con i suoi annunci elettorali su particolari sostanze miracolose, eccetera. L'equipe, il team è importante, e ne possiamo anche parlare poi nel prosieguo, ma il presidente evidentemente non è così gradito. Questo secondo me è un po' il frutto di questa campagna mediatica molto violenta. Noi che viviamo il Brasile osserviamo da qua una situazione un po' diversa, direi decisamente diversa. Su San Paolo va bene, parliamo fra poco, però a livello macro Brasile unisce, come dire, Francia, Germania, Italia, mettere 3-4 country assieme in Europa, sommare il numero dei morti, sommare il numero delle problematiche, lì si può comparare questa situazione con la situazione del Brasile. Quindi compararlo con l'Italia è assolutamente un dato sbagliato, ovvio che no, soprattutto con la popolazione che ha citato lei prima in apertura di servizio. Quindi quello che sta succedendo qui è un Covid che vi ha colpito a voi. Non ci sono gli episodi come quelli successi a Milano, per esempio, in cui realmente la situazione si è aggravata tantissimo. E a San Paolo gli ospedali, la parte della emergenziale, insomma, quelli chiamano UTI, che sarebbero un po' le terapie intensive,
sono tra il 60 e il 70%, 50% di occupazione, quindi non c'è questa problematica nel farsi ricoverare, eventualmente se fosse contagiato il Covid. Il problema però qual è? Che in certe aree svantaggiate, le comunità, che poi è un nome elegante per chiamare le favelas, le periferie, la parte del nord-est, ci sono delle aree geografiche tremendamente svantaggiate, con molta povertà, dove di fatto quelle regole di base, di buonsenso, sì, e anche di igiene minima che serve, forse non possono essere rispettate per mancanza di acqua. Come faccio io se non ho il sapone? Ma se io ho il sapone ma non ho l'acqua, che faccio col sapone? No, cioè meglio non averlo. Cioè, quello che voglio dire è che la situazione in Brasile è geografica, ma anche a livello di povertà diffusa è a macchia di leopardo disseminata in Brasile è molto diversa, aspettate, quindi la comparazione non è molto calzante. Su San Paolo, che è dove abbiamo la Camera insediata, è uno stato molto ricco, e sia la sanità privata ma anche la sanità pubblica è in grado di fronteggiare questa epidemia. Da un punto di vista di vita normale, particolare, non manca niente, non sono mai mancate le mascherine, non è mai mancato l'alcol, anche nel momento iniziale, cosa che invece in Italia è successo. Ecco, ma mi interessa sapere, siete in una fase di lockdown, ci sono delle restrizioni? No, non c'è mai stato un lockdown vero e proprio, sono stati degli orientamenti a rimanere a casa, quindi evitare di uscire, evitare le agglomerazioni, ci sono stati delle chiusure di posti pubblici, quindi di shopping center, il modello di consumo in Brasile non è come a Roma, si passeggia, a Milano si va via Monte Napoleone, qua è tutto concentrato nei shopping mall, è un sistema più chiuso, soprattutto quando si fa shopping, che va sia dalla popolazione di bassa rendita alla popolazione che compra lusso, per cui ci sono dei shopping dedicati a tutte le marche del lusso, dei shopping dedicati a marche più accessibili, dei shopping totalmente popolari, quindi comunque la dinamica è l'acquisto in un luogo più chiuso che aperto spesso. Evidentemente questa economia qui di retail è stata molto colpita, perché le chiusure di questi esercizi commerciali hanno evidentemente deteriorato una fetta dell'economia. E poi c'è il commercio al dettaglio e piccoli imprenditori che sono stati un po' colpiti, perché con queste chiusure di circolazione e chiusura del retail, va bene che l'industria è andata avanti, va bene che sostanzialmente tutta la parte logistica, tutta la parte di alimentare, agroalimentare, che conta il 20% del PIL del Brasile, è andata avanti, anzi è cresciuta in questo Covid, ma anche altre industrie come la farmaceutica sono cresciute naturalmente in questi mesi, e altri hanno sofferto, però non è mai mancato niente, questo è un po' il succo. Evidentemente non si legge questo nei giornali, perché di nuovo, come dicevamo prima, il Brasile è colpito e poi evidentemente alla fine ci dobbiamo interrogare se è il presidente o se è la country che è il bersaglio, no? Sicuramente, Bessana, lei è sicuramente un grande conoscitore del Brasile, tant'è che spesso e volentieri la vediamo in varie trasmissioni televisive o anche intervistato sui principali anche quotidiani nazionali italiani, proprio per la sua grande conoscenza di Brasile, che è un paese in cui lei si è trasferito nel 2006, quindi ormai sono 15 anni in cui è presente appunto in questo paese, dove ha fondato e ancora gestisce la GM Venture, che è ormai l'azienda leader che tratta di investimenti italiani in Brasile. Tante anche sono poi le sue esperienze, tra cui la sua partecipazione in board di importanti aziende, cito solo alcune, quali Italy, Brunello Cucinelli, Fiera di Milano, ma anche in tante aziende del settore industriale e di tecnologia. Ecco, mi interessa sapere, in questo contesto di crescita e di potenzialità, mettiamo da parte l'emergenza Covid-19, ma in questo contesto di crescita e potenzialità che ha messo in moto il presidente Bolsonaro, quali sono gli scenari di investimento che si stanno sviluppando in questo paese, ma soprattutto quali le opportunità per il nostro Made in Italy? Dunque, tornando di nuovo un po' a quello che commentavo prima, sostanzialmente più che Bolsonaro direi il governo e la parte del Ministero dell'Economia, d'accordo con quello delle infrastrutture, che ha fatto un po' da volano, quindi penso che il merito sia molto di Guedes e di chi ha iniziato anche le riforme, perché il Brasile comunque negli ultimi anni già col precedente governo ha iniziato le riforme, e poi questo governo è stato capace di portare a termine alcuni passaggi molto importanti, la riforma previdenziale, piuttosto che in precedenza anche la riforma del diritto del lavoro, sono stati passi milestone sicuramente molto importanti. La riforma tributaria era in discussione, chiaramente in questo momento le riforme sono un po'
non dico in secondo piano, ma sicuramente saranno riprese nel secondo semestre, ma l'emergenza della pandemia ovviamente ha dettato, ha cambiato un po' l'agenda, e in questo frangente noi vediamo il Brasile come paese leader tra gli emerging market nel 2019 come attrazione degli investimenti, si chiamano RDE, che sarebbero gli investimenti diretti, ha superato Cina, India, quindi è un paese che è riuscito a attrarre investimenti stranieri. L'Italia si è posizionata nell'energia, nell'automotive abbiamo Fiat, nell'energia abbiamo Enel, che è il primo operatore, distributore, abbiamo infrastrutture, abbiamo il gruppo Ecorodovias, che significa Gavio, che è leader nelle autostrade, abbiamo Impregilo, abbiamo Geodata, che è una società di ingegneria che ha contribuito tantissimo nelle opere di metropolitane. Sostanzialmente le aziende italiane, al di là di quelle medio-piccole, anche le grandi, sono posizionate in modo molto deciso in Brasile, tanto è che in un trimestre, e addirittura l'Italia è stata considerata l'anno scorso per un trimestre, perché c'è una statistica che ogni trimestre l'ambasciata, d'accordo con le ambasciate di altri governi di altri stati, elaborano, addirittura per un trimestre l'Italia è comparsa come primo investitore, addirittura ha superato Cina e America, che è stata una cosa inedita. Però quello che voglio dire, le grosse aziende sono posizionate, le grosse aziende dando indotto alle medie e piccole aziende, per cui di quel numero, di un migliaio circa di aziende che sono presenti qua, circa un terzo, un po' di più, sono aziende che alla fine sono venute qui non per la spontanea volontà di decisione strategica, ma perché hanno trovato l'azienda grande che servivano magari già in Italia, che si spostava, e un po' a traino sono venute. Quindi c'è una bella fetta che ha seguito le. Quindi è importante le grosse si posizionare, perché evidentemente portano anche le medie piccole. E poi c'è l'interesse del mercato brasiliano, del disbocco, perché noi abbiamo molta tecnologia, noi siamo bravi a fare furniture, fashion, abbiamo la parte del food, e ovviamente abbiamo dei business tradizionali, la tecnologia, qua c'è molto appetito di macchinari, noi siamo bravissimi con i macchinari, però noi abbiamo la capacità industriale o di prodotto in Italia, e qui c'è il mercato. Giusto. Per cui è vero che c'è il paletto delle imposte di importazione, che poi comunque con l'accordo Mercosur eccetera tende sempre più ad aprirsi, a scemare e ad offrire più opportunità per esportare i prodotti. È vero che c'è il problema del cambio, che è un problema certamente che va gestito e non va lasciato così, perché molte aziende investono e poi scoprono strada facendo, perché non si formano, che il cambio sale e scende e loro profitti possono essere messi a rischio, così come le loro vendite. È evidente che questa è una cosa che il bravo imprenditore pianifica prima dell'investimento, è un emerging market. Infatti quei capitali che sono venuti qui e hanno fatto il record degli RDE nel 2019 sono evaporati a marzo. Perché sono evaporati? Non è che sono evaporati dal Brasile, c'è stata una crisi mondiale senza precedenti e tutti i capitali degli investimenti stranieri sono stati ritenuti, sono stati assorbiti di nuovo in piazze più sicure, e quindi gli emerging market, Brasile è uno di questi, ha perso i capitali stranieri, ma con la stessa velocità con cui arrivano vanno. Quindi uno che vede Brasile deve essere attento a questi alti e bassi, non può vedere Brasile. È chiaro, potrebbe essere molto importante a questo punto creare proprio stabilimenti produttivi per le imprese italiane in Brasile, piuttosto che utilizzarlo come mercato. Guardi, di azione. Lei tocca un punto estremamente importante. Il Brasile, soprattutto dopo la crisi che ha creato la Cina, soprattutto dopo il fatto che con la mancanza di trasparenza, con la mancanza di affidabilità giuridica, perché in Cina è inutile dirci, ci copiano, è inutile, l'imprenditore va in Cina per una fabbrica e poi dopo 3 anni viene copiato e perde il vantaggio competitivo. Il Brasile non è che abbia un costo di manodopera molto competitivo, però ha delle tecniche che permettono l'insediamento di stabilimenti produttivi qui vantaggiose. Una di queste qui è il drawback. Io posso instabilire qui, creare uno stabilimento, esportare addirittura la mia materia prima qui, non pago le imposte di importazione, produco qua, termino il processo di lavorazione, quindi invio anche un semilavorato, non solo la materia prima, ed esporto negli Stati Uniti ed esporto nel Sud America di nuovo in esenzione tributaria. Alcune aziende durante il Covid stanno approfittando del cambio, un'azienda industriale, adesso non voglio citare dei nomi perché non voglio mettere nessuno in imbarazzo, però un'azienda industriale in questi giorni sta facendo un investimento anche beneficiando degli interventi di Simest e Sace, perché in questo momento hanno tolto le garanzie, sono degli strumenti eccezionali di incentivo alle aziende che vogliono internazionalizzarsi, sta creando una fabbrica alle porte di San Paolo
Quindi è molto interessante perché loro devono fare l'investimento. Non hanno visto il Brasile a corto termine, ma stanno guardando già l'anno prossimo o fra 2 anni e approfittano il cambio, che in questo momento è molto alto, a loro favore per investire. Quindi è evidente che chi importa beni finiti sta soffrendo col cambio alto. Chi deve investire è un momento unico perché si può posizionare, chiaro. Bene, la Camera di Commercio Italiana in San Paolo, dobbiamo ricordarlo, è una delle Camere di Commercio Italiane nel mondo assolutamente più antiche, perché è stata fondata nel 1902 e aggrega tutte le principali aziende italiane in Brasile, vanta circa, dovremmo essere oltre le 500 adesioni associative, se i dati che ho letto non corretto, sono sbagliati. È bene informato, sì. Bene, mi interessa sapere una cosa. Prima parlava appunto che alcune aziende comunque anche durante l'emergenza Covid-19 sono andate avanti. Ecco, come Camera di Commercio, in che modo avete affrontato e avete reagito a questa pandemia e cosa, se avete imparato da quanto successo? Allora, sicuramente siamo un po' adattati a questi processi di digital transformation in modo molto rapido e abbiamo cercato di capire come poter stare a supporto degli associati. Un'iniziativa molto interessante è stato un ciclo di webinar che abbiamo organizzato, tematico, che è partito dall'analisi della supply chain, è partito da spiegare gli incentivi tributari jus laboristi, cioè tutti incentivi anche che le banche locali piuttosto che le istituzioni italiane hanno messo sul piatto durante la crisi, è snocciolato in parole chiave, parole semplici agli associati con questi webinar che hanno avuto un grossissimo successo, perché notiamo che c'è molto traffico di webinar, ma solo quelli che offrono un grande contenuto riescono ad avere alla fine un alto numero di partecipanti. E la nostra cartina tornasole è stata questa qua. Siamo partiti un po' timidamente e invece siamo arrivati all'ottavo webinar, che addirittura sarà oggi pomeriggio alle 4 di pomeriggio, anzi approfitto perché c'è il tema di oggi sarà come investire e dove investire durante questa pandemia. Parleranno associati come il CEO di Banca Intesa, il CEO del gruppo Azimut, la Borsa dei Valori di San Paolo è nel webinar come speaker, quindi sono speaker di qualità, aziende di qualità, un profilo alto, un contenuto buono. Quindi questa è un'azione pratica della Camera. Poi abbiamo fatto cosa? Stiamo chiedendo agli associati in realtà a loro cosa vogliono. Cioè noi dobbiamo smettere, secondo me, di avere questo approccio. Siccome siamo la Camera di Commercio dà questo bullet point di 3, 4 servizi, 10 servizi. No, il tempo cambia. Gli eventi non si possono fare. Noi sappiamo che in un evento di networking non si disturba naturalmente durante lo speech chiaramente l'invitato, ma uno dei vantaggi degli eventi di networking è che all'inizio dell'evento o alla fine dell'evento, se ci scambia i biglietti da visita, se ci conosce, è da lì da cosa nasce cosa. È evidente che in un momento del genere il webinar non può sostituire un evento di networking, perché poi non possiamo brindare con un bicchiere di vino a distanza, alla fine non se ci scambia i biglietti da visita, no? Però poter capire dagli associati cosa loro stanno avendo bisogno, dove sono le difficoltà. Quindi noi puntualmente stiamo cercando di capire. Ed è strano perché quanto più piccole sono le aziende associate, quanto più chiedono. Sostanzialmente l'azienda grande più o meno riesce a organizzarsi in modo più indipendente. È strutturata in maniera autonoma. Anche. L'azienda più piccola invece chiede delle cose a volte anche. Noi abbiamo bisogno di un contatto con la prefettura perché vorremmo, visto che non siamo un'attività magari essenziale, però pensiamo che possiamo chiedere, ci aiutate ad avere un contatto con la segreteria. E quindi anche attività di lobby. Ricordo che lobby non è una parolaccia, no? Lobby la possiamo fare nel modo adeguato, con etica, e la Camera ha un ruolo anche in questo settore, no? Noi interagiamo tantissimo con il consolato, che qui a San Paolo è veramente messo bene, interagiamo tantissimo, seguiamo le linee guida dell'ambasciata, noi siamo totalmente integrati col Sistema Italia, per cui abbiamo un'interazione continua col Sistema Italia. Il nuovo ambasciatore Azzarello in Brasile è stato chiaro fin dall'inizio, per cui lui si è insediato sostanzialmente ad inizio anno, poi è nato il Covid e dall'epoca in cui si è insediato ci siamo veramente sentiti frequentemente, sapendo ascoltare le sue linee guida e potendo quindi uniformarci, no, a quello che è un Sistema Italia che mostra che tutti assieme diamo sicuramente un servizio valido, no? Piuttosto che ognuno fa il proprio. Anche entrambi freschi di nomina, perché lei ha preso l'incarico di presidente della Camera di Commercio Italiana a San Paolo nel mese di maggio, quindi voglio dire in pieno
in pieno momento di emergenza Covid-19. Però le voglio fare una domanda. È vero, ma ero vicepresidente prima, per cui per fortuna non è stata un'esperienza nuova, ma conoscevo la Camera già in qualità di vicepresidente dagli anni precedenti. Sì, sì, questo è vero, però voglio dire, comunque sia, si è trovato ad affrontare in prima... È un'altra responsabilità, è un altro time consuming, certo. Sì, un ruolo molto, molto delicato e anche importante. Spesso però, quando si parla, si pensa al Brasile, ecco, da lontano... E si pensa al Brasile come si pensa anche all'Argentina, perché si pensa bellissimo al Sud America e si fa forse anche l'errore di pensare che i due paesi siano paesi per i quali vivano le stesse regole anche di ingaggio, di comportamento, eccetera. E mi interessa sapere, ci sono delle similitudini reali con i vicini di casa argentini nel modo di reazione del Brasile a questa crisi? Guardi, la domanda è pertinente di nuovo, perché in realtà c'è gente che non sa neanche che in Argentina si parla lo spagnolo e qui il portoghese. È qualcosa di buffo, perché alcuni giornalisti trattano il Latin America come se fosse un'unica country. È veramente molto distante quello che succede in Argentina da quello che succede in Brasile, ma anche il momento pre-crisi. Il Brasile con Macri è iniziato una recessione. Diciamo grosso modo nel 2017 le infrastrutture si sono deteriorate, la valuta argentina, che peraltro loro è un paese, noi diciamo che sono dollarizzati, nel senso che la loro valuta interna non circola. Alla fine chi ha il dollaro americano in mano al ristorante è quello che ha sostanzialmente priorità, quindi loro non sono riusciti a sganciarsi dal dollaro. Il Brasile sì, è chiaro che il tasso di cambio può essere a volte penalizzante, fa alti e bassi, ma è molto diverso. Il Brasile invece pre-crisi è proprio nel 2017 che esce dalla più grossa crisi degli ultimi 50 anni. 2015-2016 il Brasile è stato con una recessione da meno 3,5%. Significa che il Brasile era in recessione. Nel 2017, quando l'Argentina comincia la recessione, il Brasile fa più 1%, che vuol dire che il Brasile è riuscito a crescere da meno 3,5 a più 1 nel 2017, ovvero è cresciuto 4,5 punti, e mostra come in uno scenario in cui c'era una crisi politica acuta, dove c'era uno scenario di corruzione certamente maggiore, perché poi la Lava Jato, che è la nostra Tangentopoli, mista alle Mani Pulite messe assieme, ha portato il Brasile su un livello di compliance molto più elevato. In questo momento è molto importante per investitori stranieri che si sono avvicinati per questo motivo, perché hanno trovato sicurezza giuridica. Sostanzialmente il Brasile ha mostrato la capacità di sapere uscire da crisi in precedenza, io le ho vissute, e adesso ci troviamo davanti a una reazione in cui i tassi di interesse, che erano al 14%, proprio negli ultimi giorni la Banca Centrale ha ulteriormente ridotto il tasso di interesse, e oggi abbiamo i tassi di interesse più bassi al mondo. Fra un po' avremo i tassi a zero, perché sostanzialmente siamo al 2,25%, è un tasso mai visto in Brasile. Cambia anche le abitudini dei investitori, dei consumatori, perché realmente il Brasile sono sempre abituati a tassi di interesse molto alti. Oggi abbiamo un'inflazione bassa. Oggi abbiamo il Banco Centrale che mette sul piatto un investimento importante per aiutare il Brasile a uscire dalla crisi. Quindi sì, politicamente come si è messi? Male, ovvio, perché abbiamo Bolsonaro, non c'è una lotta tra poteri istituzionali in questo momento, non c'è grande visibilità sullo scenario politico, ma qual è la novità? Anche nell'ultima crisi eravamo in piena indecisione, no? alla vigilia delle elezioni, no? Che sono poi state ad ottobre. Cioè, non abbiamo una stabilità politica, ma il Brasile reagisce da solo, e io non ho nessun dubbio che uscirà da questa crisi in modo veloce e in modo molto diverso dall'Argentina. Sono completamente diversi. Abbiamo delle valute in dollari, abbiamo oltre 300 miliardi di dollari in valuta straniera come riserve. Noi paghiamo i debiti al Fondo Monetario Internazionale come Brasile, quindi è proprio incomparabile, secondo me, l'Argentina col Brasile per tutti questi punti di vista, insomma. È chiaro. Messana, la Camera di Commercio di San Paolo, come d'altronde tutte le altre Camere di Commercio italiane nel mondo, ha come propria mission quella di favorire gli scambi commerciali bilaterali tra i due paesi, principalmente. Nel caso nostro parliamo di Italia e Brasile. In quale modo, in condizioni normali, non di emergenza, fornite assistenza agli imprenditori italiani che vogliono cogliere le opportunità di business in Brasile? Noi sostanzialmente, anche storicamente, la Camera di Commercio riesce a dare quel primo contatto, quel primo livello di servizio informativo che è fondamentale
qui per non fare errori iniziali. Il Brasile è un paese che in tutte le guide doing business è sempre il fanalino di coda per alcuni motivi. Uno, ha problemi con i dazi di importazione, con le autorizzazioni, un paese chiuso storicamente, la burocrazia è elevatissima, le aperture dei conti bancari, tutto è molto complesso. Il che non vuol dire che non ci sia opportunità, qui mi piace citare certamente una frase che il nostro storico presidente senatore Edoardo Pollastri citava e ricordo con molto affetto e piacere, diceva sempre così quando si parlava un po' in pubblico alla fine, perché si mostravano i problemi del Brasile e poi si mostravano le potenzialità di mercato, alla fine gli imprenditori brillavano un po' gli occhi perché capivano quanto era grande il mercato qui. Lui diceva: il Brasile sembra facile, è difficile, ma ne vale la pena. E quindi questa era una frase che poi noi abbiamo un po' ereditato, abbiamo un po' fatto il motto di questa frase sua e spesso quando possiamo la citiamo, perché è la pura verità. La Camera di Commercio fornisce spesso dei servizi anche a titolo gratuito, non necessariamente remunerati, che però apre gli occhi all'impresa che si documenta, poi l'impresa rimane grata alla Camera, poi magari la Camera annovera 70 studi legali, decine di consulenze. Naturalmente poi l'imprenditore va con i suoi propri passi, segue le sue, insomma, le orme vuole seguire, però rimane riconoscente alla Camera di Commercio, per cui poi rimane associato, si associa, contribuisce, quando c'è un tema chiede. Questo è tipo una funzione essenziale. La seconda funzione è quella di fornire informazioni. La Camera di Commercio l'anno scorso ha fatto un roadshow che ha toccato Milano, ha toccato Bologna, ha toccato Roma, ha toccato Napoli, in cui siamo andati a comunicare, io mi ricordo perché sono stato speaker in questo tour che abbiamo fatto, coinvolgendo ovviamente tutte le associazioni importanti italiane, dalla Unione Industriali, piuttosto che la stessa ambasciata brasiliana in Roma, eccetera, consolato di Milano. Abbiamo sostanzialmente portato in Italia l'informazione, perché se non si spiegano i settori, se non si spiegano dove sono le opportunità, quindi spiegare anche le minacce, però far capire dove sono le opportunità, se manca questa informazione la Camera non fa il suo dovere. Noi l'abbiamo fatto e lo continueremo a fare, anche se in modi magari diversi, e torneremo a viaggiare in Italia quanto prima, probabilmente già nel secondo semestre, anzi quasi sicuramente, a portare novità e informazioni in Italia. Da ultimo abbiamo un evento il 30 giugno in cui parlerà l'ambasciatore Azzarello, il presidente della Invest San Paolo, che è l'agenzia economica dello Stato di San Paolo, che mostra, e lo fa gratuitamente, tutti gli incentivi e tutti i sussidi. Noi abbiamo fatto un accordo con la Camera di Commercio perché riusciamo a fare vedere a San Paolo la mappa de location e delle opportunità in cui un'azienda che vuole investire in Brasile di cosa può approfittare, come se fosse un menù del ristorante, l'antipasto, il primo e il secondo la frutta. E noi l'abbiamo fatto assieme al governo di San Paolo con Invest San Paolo, che è un'agenzia che funziona benissimo. E abbiamo anche, nello stesso evento del 30 giugno, che sarà gratuito online, un webinar fuori programma, fuori ciclo, abbiamo anche il coordinatore responsabile di tutta l'area internazionale di Confindustria San Paolo, dottor Zanotto, che il cognome comunque certamente non ha un nome anglosassone, quindi ha una particolare simpatia con l'Italia. Anche lì metterà Confindustria a disposizione per tutto quello che è la parte più industriale possa avere bisogno di sentire. Quindi sono dei contenuti che continuano ad andare avanti sempre a servizio delle aziende italiane interessate al Brasile. Molto bene. Mi interessa in chiusura un'ultima domanda. Esistono, possiamo dire, delle regole d'oro che un'impresa italiana che punti ad avere successo sul mercato brasiliano deve rispettare per evitare delle amare sorprese? Dunque, un errore da scongiurare è concentrare la parte di commerciale. Spesso l'italiano partecipa a una fiera, spesso l'italiano visita in Brasile per turismo, legge dei reportage, eccetera. Quando si muove, la cultura brasiliana è una cultura che accoglie l'investitore italiano, non è la Cina. Io vedo gli imprenditori quando vanno in Cina, si mettono, vanno con avvocati, vanno con consulenti, si mettono un casco, un elmetto e hanno una diffidenza totale prima di investire. Vengono qua con le barriere immunitarie completamente rilassate, poi bevono una capirigna, vanno in ciurrasca e trovano a un certo punto l'uomo della Lavana, come l'uomo commerciale che può aprire le porte al Brasile. Allora, ottimo, magari quello è anche un manager bravo a livello commerciale, ma se noi concentriamo su questa persona tutta la fiducia, tutto il business finanziario, tutta la burocrazia,
lui non sarà, lui magari è un bravo direttore commerciale, bravo business development manager, ma non è un CEO, non è un direttore finanziario. Io non posso pensare che la persona diventa l'amministratore della mia azienda giù in Brasile e da solo si gestisce le banche, le importazioni e fa anche la parte principale che è lo sviluppo commerciale. Bisogna dividere le attività perché è un paese complesso e stargli vicino. Quindi informarsi, la regola d'oro è prendere prima le informazioni per evitare che strada facendo poi si scopra che non è quello che la singola persona aveva raccontato. Cioè, poi le società italiane hanno gratificazioni straordinarie. Vi faccio un esempio stupido: durante la pandemia Intimissimi ha quadruplicato le vendite e adesso addirittura lancia le spinge per le aperture di negozi, parlo di retail fisico, quindi apertura di negozi con brand un po' premium, un po' diverso, quindi Calzedonia, esempio stupido, lo fa in questi giorni, in pieno Covid. In pieno Covid la team ha fatto un accordo con la C6, che è una banca digitale, dove sostanzialmente loro offriranno a 55 milioni di persone servizi di pagamento via mobile, perché qui il fintech è in esplosione. Ieri la Banca Centrale ha liberato i pagamenti istantanei, è una rivoluzione. Ieri il Presidente del Banco Centrale ha detto in una riunione con Goldman Sachs: è finita l'era dei soldi, non ci sono più soldi perché tutto avviene istantaneamente. È successo ieri, quindi quando poi mi dicono ma come state lì col Covid, le cose stanno andando avanti, cioè business never sleep, si deve adattare alla circostanza, ma non si è fermato. Molto bene, io ringrazio Graziano Messana per la sua passione e dedizione anche che si vede in quello che fa, oltre all'attività di imprenditore anche al servizio ovviamente della Camera di Commercio Italiana San Paolo, quindi di tutti i nostri imprenditori che abbiano interesse ad esplorare questo paese, che possiamo dirlo con forza è un paese in grande espansione con un grande potenziale di crescita ancora inespresso. Grazie ai nostri ascoltatori, appuntamento al prossimo incontro, grazie ancora Messana. Grazie per la piacevole chiacchierata, sono state parecchie domande che hanno dato forse possibilità di parlare di tante cose, grazie ancora per l'opportunità, saluti. Arrivederci a tutti.